A questo punto entriamo più direttamente sugli avvenimenti, negli avvenimenti che appunto cominciarono nel 1820, in particolare il primo focolaio rivoluzionario e il primo moto scoppiò in Spagna. Partì dalla Spagna che, come vi ricorderete, fu una delle realtà politiche in cui la restaurazione era stata particolarmente dura perché il re Ferdinando VII di Borbone, tornato al trono dopo l'esperienza napoleonica, aveva represso i rivoluzionari e in particolare aveva cancellato la Costituzione del 1812. Ecco, in Spagna, in questo clima, una Spagna tra l'altro attraversata anche dai problemi nel Nuovo Mondo, in Sud America, nel cosiddetto Nuovo Mondo, che ormai era colonia spagnola dal 500, perché nel Sud America, proprio contemporaneamente alla esperienza napoleonica e in conseguenza anche della ideologia della rivoluzione francese e dell'esperienza napoleonica, le colonie spagnole del Sud America, diverse colonie spagnole del Sud America cominciarono le rivoluzioni e i tentativi di rendersi indipendenti dalla Spagna. Proprio in conseguenza di questi tentativi sudamericani, il re tentò di inviare truppe in Sud America per reprimere questi tentativi e un dei reparti che dovevano partire dalla Spagna il 1 gennaio 1820 per recarsi in Sud America, nel porto di Cadice, nella punta meridionale della Spagna, si ammutinarono e rifiutarono di partire per il Sud America e cominciarono il loro tentativo di pronunziamento, cioè di colpo di Stato. In particolare, l'obiettivo di questi militari era appunto costruire in Spagna una sorta di regime liberale sul modello di quello inglese, e la rivolta da Cadice si estese ad altri reparti e divampò per la Spagna, e questo costrinse il re a ripristinare la Costituzione del 1812 e in particolare di indire elezioni per le Cortes, e cioè una forma di parlamento, una camera elettiva. E in Spagna, così, con questo ritorno alla Costituzione del 1812, con l'indizione di queste elezioni, si stabilì un vero e proprio regime liberale, anche se reso del tutto fragile dall'ostilità più o meno celata del re Ferdinando VII e anche dai contrasti dello schieramento costituzionale, che era in particolare particolarmente diviso tra radicali, cioè coloro che volevano una riforma in senso ancora più che liberale, potremmo dire in senso democratico, e quindi anche i cosiddetti antimonarchici, e invece moderati che volevano un regime costituzionale liberale. Ma in particolare questo regime era anche reso fragile dallo scarso consenso che incontrava fra le masse contadine popolari, che, come abbiamo già conosciuto con l'esperienza napoleonica, erano molto legate alla monarchia e al cattolicesimo, che in qualche modo in Spagna rivestivano il ruolo di forze conservatrici. Il testo che vi ho messo qui è il testo, vedete, spagnoli. È il testo che Ferdinando VII, il sovrano spagnolo, dovette firmare come giuramento sulla Costituzione del 1812, quindi per assicurare la sua fedeltà al regime liberale che appunto nasceva dalla Costituzione del 1812. In realtà, come vedremo, Ferdinando VII osteggiava questo tentativo. Dalla Spagna i moti divampano poi nel resto, in buona parte, in alcune parti d'Europa, prima fra tutte in quel regno che era in qualche modo legato al trono spagnolo, ovvero la dinastia borbonica del sud Italia. Qui, nell'estate del 1820, appunto, scoppiarono dei moti, prima in realtà in Portogallo, nell'agosto il re Giovanni VI fu costretto a concedere una costituzione simile a quella spagnola. Tra l'altro, a pagina 309 del vostro libro vedete anche una cartina, un'immagine con i focolai rivoltosi, ne vedete due nel Regno di Portogallo.
una a Oporto, l'altro vicino a Lisbona, oltre che quello di Cadice, ma poi appunto anche nel Regno delle Due Sicilie, in particolare vicino a Napoli, a Nola, i ribelli, una guarnigione militare guidata da un generale, Guglielmo Pepe, che vedete rappresentato qui, un'immagine del tempo, si ammutinò e cercarono di impadronirsi prima di Nola e poi di Avellino, sempre vicino a Napoli, quindi vicino alla capitale. Il 6 luglio il re borbonico Ferdinando I si impegnò a concedere la Costituzione, come era successo in Spagna, e il 9 luglio i ribelli, guidati da Pepe, entrano trionfalmente nella capitale. Tra agosto e settembre anche qui venne eletto un Parlamento, però proprio in questo momento, a settembre, esplode un altro problema, un altro moto, questa volta in Sicilia, e questa volta oltre al l'obiettivo che era già stato raggiunto di una Costituzione e di una Camera elettiva, quindi di creare un regime liberale, c'era anche l'obiettivo della separazione della Sicilia dal resto del Regno delle Due Sicilie, quindi il tema del separatismo siciliano che vedremo sarà importante anche questo nel corso dell'Ottocento. In particolare a Palermo il moto assunse toni molto più cruenti, molto più dure, ci furono assalti ai castelli, assalti alle proprietà dei nobili, assalti alle prigioni, quindi sembrava richiamare più da vicino gli eccessi della rivoluzione francese. L'immagine che avete visto in copertina è tratto appunto dal moto palermitano e le organizzazioni di mestiere a luglio costituirono un nuovo governo cittadino, ma davanti alle degenerazioni, in particolare di settembre del 1820, il governo napoletano decise di intervenire, il nuovo, diciamo, governo napoletano, quello che derivava dal moto dell'estate, decise di intervenire, in particolare mandò un reggimento guidato questa volta dal fratello del protagonista del moto napoletano, cioè Florestano Pepe, che vedete qui raffigurato, il 6 ottobre, entrò a Palermo e patteggiò con gli insorti per porre fine al problema del separatismo siciliano. Quindi questa è una chiave importante perché è vero che nel Regno delle Due Sicilie si ottenne il risultato parziale del Parlamento e della Costituzione, ma è altrettanto vero che all'interno dello stesso moto i protagonisti del moto napoletano in qualche modo repressero il moto palermitano, e quindi qui c'è presente una potenziale ed esplosiva contraddizione in questo moto. Inoltre, un'altra parte dell'Italia che aveva conosciuto una restaurazione forzata fu il Lombardo-Veneto, in particolare la Lombardia, che, come vi ricorderete, con il congresso di Vienna, appunto, fu unita al Veneto e fu un viceregno dell'impero austriaco, quindi le dirette dipendenze degli austriaci. Ecco, il successo della rivoluzione di Napoli spinse, accese molti patrioti italiani, in particolare i liberali, coloro che erano figli poi dell'esperienza delle repubbliche giacobine e poi della Repubblica Italiana e poi del Regno d'Italia. E in particolare laddove l'elite culturale in qualche modo era molto vivace e molto produttiva, cioè in Piemonte e in Lombardia, questo successo della rivolta napoletana accese gli animi nei territori guidati in cui era molto attiva la Federazione Italiana, quella guidata da Federico Confalonieri, che agiva con la carboneria e aveva poi in fondo l'obiettivo di porre fine al Lombardo-Veneto la costruzione di un regno costituzionale indipendente nell'Italia settentrionale, un regno che poteva comprendere Lombardia e Veneto, ma in prospettiva anche l'unione con il regno di Sardegna. Tuttavia, in Lombardia questa vivacità culturale, questa effervescenza patriottica fu repressa prima di ogni ipotesi insurrezionale perché la polizia austriaca scoprì nell'ottobre del 1820 un'organizzazione carbonara e arrestò i due principali esponenti, ovvero Silvio Pellico, che vedete qua sopra, e il musicista Pietro Maroncelli, tra l'altro grandi protagonisti
della rivista molto importante per il romanticismo italiano lombardo, ovvero Il Conciliatore, che abbiamo richiamato la scorsa volta, che fu appunto, per quanto una parentesi di breve durata nella storia della cultura italiana, però molto incisiva sia a livello culturale sia a livello politico, anche e soprattutto grazie a questi due straordinari protagonisti. Tra l'altro, appunto, furono arrestati, qui vedete l'immagine della deportazione di Maroncelli e Pellico, Pellico e Maroncelli, che qui sono, in questa immagine, sono in arresto della polizia austriaca e stanno recandosi da Venezia, dove sono, alla prigione dello Spielberg, prigione che vedete qui rappresentata, una delle prigioni più famose della storia, in Moravia, quindi nell'attuale Repubblica Ceca, dove furono detenuti, una delle prigioni più note per il suo regime anche repressivo. E qui vedete una rappresentazione della famosissima opera che Silvio Pellico pubblicò molti anni più tardi, dopo i 10 anni di prigionia. Lui fu prigioniero tra il 1820 e il 1830. Dopo pubblicò una delle opere che è un po' il simbolo anche qui del romanticismo italiano, degli ideali del romanticismo italiano, dell'afflato anche religioso del romanticismo italiano, anche cattolico cristiano del romanticismo italiano, ma soprattutto liberale e patriottico, ovvero Le mie prigioni, un'opera davvero, davvero straordinaria che vi invito a leggere. I moti non scoppiarono in Lombardia, ma scoppiarono in Piemonte. E scoppiarono in Piemonte contro la dinastia dei Savoia, e in particolare per spingere i piemontesi a portare la rivoluzione nel Lombardo-Veneto. Accadde un po' dopo rispetto ai fatti dell'ottobre 1820, perché nel marzo 1821 alcuni reparti dell'esercito sabaudo si ammutinarono, costrinsero il re Vittorio Emanuele I ad abdicare, e abdicò in favore del fratello Carlo Felice. Ma dato che il Carlo Felice non si trovava in Piemonte in quel momento, la reggenza fu assunta dal nipote, cioè Carlo Alberto, che vedete qui rappresentato, uno dei grandi protagonisti delle vicende che vedremo, e anche dell'inizio del Risorgimento italiano. Carlo Alberto aveva da tempo manifestato la sua simpatia per la causa liberale, era in contatto segreto con i ribelli, ricordo essere facenti tutti parte dell'élite nobile e militare. Il 15 marzo il reggente, cioè Carlo Alberto, concesse una costituzione simile a quella spagnola, e tutto sembrava portare a un oltrepassamento del Ticino, quel fiume che in qualche modo divideva il regno sabaudo dal Lombardo-Veneto, per far sì che appunto le truppe sabaude alla guida di Carlo Alberto potessero scacciare gli austriaci dal territorio italiano. E qui l'entusiasmo dei patrioti italiani si accese, prova ne fu la straordinaria, anche qui un rimando alla letteratura, la straordinaria poesia di Alessandro Manzoni, marzo 1821, che fu pubblicata molto tempo dopo, perché Manzoni ebbe paura in quel momento di pubblicarla anche per l'arresto dell'amico Silvio Pellico. In cui, in questa poesia scritta di getto tra il 15 e il 17 marzo, Manzoni immagina appunto che l'esercito sabaudo abbia oltrepassato il Ticino e proceda per compiere l'unità dei regni italiani. Quindi una grandissima testimonianza in tempi ancora non sospetti, perché siamo negli anni 20 dell'Ottocento, dell'ideale di unità d'Italia, che ovviamente si compirà molto tempo dopo, o meglio, 40 anni dopo. Ma in questa poesia straordinaria, che anche qui vi invito a leggere, ci sono in particolare due versi centrali, i due versi centrali dell'opera, 30 e 31, in cui appunto Manzoni richiama proprio l'ideale dell'Italia unita, parlando di una d'arme, di lingue d'altare, di memoria, di sangue, di cor. Quindi l'Italia è una, dal punto di vista delle armi, dal punto di vista della lingua, dal punto di vista religioso, d'altare, ma anche dal punto di vista della storia, della tradizione, dal punto di vista del sangue, del cuore, quindi questo ideale nazionalistico, nazionalista, molto molto importante.